Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 126 di Dragon Ball Super. Ragazzi, stiamo giungendo al termine, dovrebbe finire intorno all'episodio 130-131 a detta delle varie cose che si sono dette sul web, che alla fine secondo me sono vere perché comunque arrivano da notizie veritiere, dato che proprio la rete televisiva giapponese che manda in onda ogni settimana, ogni domenica, Dragon Ball Super ha detto che non verrà messo più in onda dal 25 marzo in poi. Quindi aspettiamoci veramente le battute finali, ma ragazzi, il finale è veramente bello se inizia in questo modo, perché siamo all'episodio 126 e mancano veramente 5, 4, 5 episodi. E abbiamo iniziato con le battute finali che sono veramente belle. Se il pronostico è questo, allora ragazzi, Dragon Ball Super finirà in un modo veramente interessante. Ok ragazzi, ho abbassato un po' la serranda perché probabilmente vedrete qua la luce che andrà sempre di più a salire perché il sole va a scendere, però diciamo che questo è il massimo che riesco a fare. La scorsa domenica non ho caricato l'episodio per vari problemi tecnici che ho avuto in ambito del vedere proprio l'episodio, l'episodio che non funzionava, varie cose strane, però in generale dell'episodio scorso possiamo solo dire che Toppo si è trasformato in Dio della distruzione, anche se in questo episodio viene spiegato un po' meglio, e infatti Toppo ha preso il potere che gli aveva dato Belmont per dimostrare che lui poteva diventare Dio della distruzione. Quindi in verità il Signore della distruzione è sempre Belmod, però in questo caso lui ha preso un po' del potere dato da Belmod per dimostrare che era degno di essere Dio della distruzione. Quindi in verità non era proprio un Signore della distruzione, ma quasi quasi. Perché dallo scorso episodio non si riusciva a capire bene se lui fosse diventato il vero Signore della distruzione dell'undicesimo, oppure fosse diventato un signore della distruzione di altri universi, non si era capito molto bene, però adesso è stato specificato. E ragazzi, il design di questo Toppo signore della distruzione è bellissimo, perché probabilmente veniamo dal design di Toppo che è un qualcosa di inguardabile. È proprio, secondo me, brutto come design, ma lui in forma signore della distruzione è un qualcosa, è proprio, è fantastico, con questo corpo tutto muscoloso, proprio anche la faccia. È proprio cattivo, è bello come personaggio, è fatto veramente bene di design secondo me, non a livello come Kefla perché veramente quel personaggio io lo adoro, però al secondo posto sicuramente ci arriva, anche prima di Zamasu fusionato volendo, perché è un qualcosa di bellissimo questo Toppo. Lo scorso episodio eravamo arrivati che lui aveva buttato quasi fuori dal Ring Freezer e quindi si stava per scontrare contro il C-17 che è ancora vivo, è fantastico questo C-17, complimenti. Va bene, ok, avete abbattuto Gohan perché ormai si è capito, non lo vogliono più riportare in auge Gohan. È andato male, non so perché, anche se in Dragon Ball Z nella saga di Majin Buu mi era piaciuto come personaggio, però l'hanno trasformato in questo modo e quindi vogliono rimanere di quest'idea. Però C-17 è veramente strutturato bene, come vi ho detto, io lo adoro. E quindi c'è questo micro combattimento dove c'è C-17 che gli lancia una sfera, Toppo lancia le sue solite sfere della distruzione. In fin dei conti, Toppo è decisamente più forte di C-17 e infatti in un certo senso lo sposta e sta per sconfiggerlo con questa sfera enorme, ma Freezer ritorna dalle tenebre e lancia una piccola sfera di energia su questa sfera enorme creata da Toppo e la distrugge. Toppo dice: come fai a essere ancora vivo? Adesso ti distruggo, ti spacco. E proprio mentre Toppo per la seconda volta stava distruggendo Freezer in qualunque modo, lo stava schiacciando, lo stava torturando, a Toppo arrivano delle onde di energia provocate dallo scontro di Jiren contro Goku e Vegeta. Quindi lui se ne accorge e dice a Jiren: fammi combattere contro Vegeta. Jiren ovviamente dice: va bene, io mi divertirò con Goku. E quindi parte questo micro combattimento, che poi tanto micro non è perché finirà questo combattimento con questo episodio, ed è veramente bellissimo. Cioè, è un episodio fatto bene, secondo me, come storia, e è stato dato un ruolo importante a Vegeta. Infatti viene a scontrarsi con questo Toppo che è decisamente molto più forte di lui, perché è un signore della distruzione, ma di un livello
superiore, credo, ovviamente anche a Beerus. E quindi un po' si scontrano, dopodiché Vegeta sale su una montagnetta e lancia un Final Flash non a tutta potenza, ma diciamo a media potenza. E Toppo dice no, tanto non mi puoi battere, e quindi crea una sfera di distruzione e disintegra letteralmente il cannone di Vegeta. O per meglio dire, non era un cannone Garlic, ma era un Final Flash. Dopodiché Toppo dice basta, tu non hai diritto di vivere, io sono diventato così forte tradendo i miei ideali, infatti prima ero per la giustizia, ma ho capito che la giustizia non salverà il mio universo, e quindi mi faccio controllare, tra parentesi, dal potere della distruzione, che mi reca così tanto potere da poter difendere, scusate le parole, il suo universo. Ma ovviamente Vegeta è cambiato, e infatti dopo che Toppo sta per caricare questa sfera e la lancia contro Vegeta, Vegeta pensa che Toppo sia veramente uno stolto, perché solo credendo nei propri ideali puoi diventare più forte. Infatti ricorda la promessa fatta a Cabba, oppure le persone più care a lui, come per esempio Bulma, Trunks e Bra. E quindi si carica tantissimo e riesce ad aumentare il suo potere e soprattutto a superare Toppo. Infatti Toppo ne prende di santa ragione e Belmont, vedendo Toppo in difficoltà, dice solamente una cosa: distruggi qualsiasi cosa, usa la Kai per disintegrare qualsiasi cosa, anche a costo che vieni squalificato perché hai disintegrato Vegeta, lo devi distruggere. Toppo ci prova, ma Vegeta ormai è molto più forte di lui. Tanto che possiamo vedere anche in questa immagine, Toppo lancia una sfera di distruzione e Vegeta la disintegra con un pugno, proprio arriva a un livello superiore ai signori della distruzione, ovviamente. Capisce che lo può battere solo prendendo al massimo le sue forze e scagliandole contro l'avversario. E infatti qui arriva un bellissimo feels di quando si è autodistrutto contro Majin Buu per sconfiggerlo. E infatti qui è la stessa identica scena. Lui si carica di tutta questa energia e si fa esplodere praticamente. E Toppo non può fare niente. Lancia questa sfera di distruzione incredibile che inizialmente riesce ad inglobare tutta la potenza che aveva scagliato Vegeta. Ma dopodiché Vegeta ha detto: io non posso perdere perché ho delle persone care e sto seguendo i miei ideali, non posso perdere con uno che ha tradito il proprio ideale. E quindi scaglia questa energia, distrugge l'energia della distruzione e disintegra Toppo. In verità non è che lo disintegra, però disintegra praticamente tutta l'arena e Toppo cade. Infatti lo vediamo comparire sugli spalti del suo universo. Mentre Vegeta rimane in vita, perché viene spiegato che si è fortificato e quindi, diciamo, è riuscito a capire dei propri errori, che doveva comunque non usare tutta la sua potenza, ma doveva lasciarne un pochettino per sopravvivere, perché comunque ancora serve nel torneo, Goku non ce la può fare da solo, secondo me. E infatti, dalle anticipazioni, vediamo che Jiren non ce la fa più, proprio Jiren diventa un mostro, catena tutta la sua energia, un'aura rossa tipo infuocata lo circonda e diventerà un qualcosa di fortissimo. E il titolo è proprio questo: ci sarà una barriera insormontabile da superare, che è proprio questo Jiren con suo nuovo potere. E viene menzionato soprattutto il numero 17, e infatti probabilmente questo sarà l'ultimo episodio o l'episodio ancora dopo di quello dove vedremo il C17, perché sicuramente verrà sconfitto. Non è detto, però probabilmente molto sicuro. Poi, come potete vedere da questa immagine, io ho visto una immagine su Instagram che diceva dov'è Freezer. E giustamente nelle anticipazioni non viene visto Freezer, però non viene nemmeno visto teletrasportarsi nella panchina dell'universo 7. E nemmeno il Deshinkan dice che è stato eliminato. Quindi, ragazzi, è ancora vivo. E da qualche parte è probabilmente il suo piano sta per avere luce, cioè farà sconfiggere Jiren a Vegeta e Goku con tutte le sue forze, dopodiché prenderà le sfere e diventerà il signore della distruzione. È un finale interessante, se finisce veramente così, sono contento. Finisce con un non so che di trama che ti lascia in sospeso, ma comunque ti fa finire un filo logico della trama. Questo episodio è stato veramente lungo, perché è un episodio che veramente mi è piaciuto, come vi ho detto. Io vi invito ad andare a guardare tutti i nostri altri video che abbiamo sul canale, passare dalla nostra pagina Facebook e dal nostro blog. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!